Buon anno a tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale. Finalmente iniziamo il 2021. E speriamo sia meglio del 2020. Nel video di oggi voglio mostrarvi come si fa a utilizzare il vostro smartphone come hotspot, ovvero fornire connessione internet per i vostri controller che hanno ovviamente il modulo Wi-Fi. Nell'esempio di oggi utilizzerò il controller Trimble TSC2. La procedura è davvero molto semplice e ve la mostro subito. Anzi, prima di iniziare volevo avvertirvi che c'è in corso una promozione davvero interessante. Abbiamo disponibile un GPS Trimble R6 GLONASS con un controller Trimble TSC2 con Trimble Access. Il prezzo è davvero vantaggioso. Vi lascio tutte le informazioni qua sotto. Se volete avere un preventivo, non esitate a scriverci. E adesso andiamo! Prima di tutto bisogna attivare la funzione di hotspot tramite il nostro telefono. Io sto utilizzando un Samsung che quindi gira su sistema Android. Bene o male queste impostazioni sono uguali per tutti, anche per chi ha l'iPhone. Comunque bisogna sempre andare nelle impostazioni. Se non riuscite a trovarlo o chiedetemelo nei commenti o comunque se cercate su internet sicuramente trovate l'impostazione. Andiamo su impostazioni tramite la rotellina in alto a destra. Connessioni, scorrete verso il basso sulla funzione router e wifi. Una volta arrivati su questa pagina potete attivare il router wifi che è la prima voce. Se siete connessi con un'altra rete wifi dovrete disattivarla perché altrimenti questo sistema non funziona. Premete su ok e mi raccomando dovete avere la connessione dati attiva altrimenti questo sistema non funziona. Una volta attivato bisogna andare su router wifi. Ora visualizzerete tutte le informazioni che vi serviranno per permettervi il collegamento con il vostro controller. Prima di tutto vediamo che il router wifi è disposto di una password. Io generalmente la lascio, però ho visto che in molti controller fa un po' fatica quando c'è la password, quindi è sempre consigliabile toglierla. E come si fa? Andando su questi tre puntini in alto a destra. Configura router wifi. Tramite questa finestra potete scegliere il nome della rete, quindi chiamarla come volete, io lascio GeoSara. Nella sezione sicurezza potrete scegliere di lasciare la vostra rete non protetta. Questo cosa vuol dire? Che non avrà più a disposizione la password e quindi qualsiasi persona può accedere al vostro wifi. È un rischio. Però se la lasciate attiva solamente quando siete appunto a lavorare non credo che nessuno si approfitti dei vostri dati, altrimenti non c'è problema, tornate su configura router wifi, nella sicurezza utilizzate l'opzione con la password e la reinserite senza nessun problema. A questo punto passiamo al nostro controller. Io, come ho detto prima, utilizzerò un Trimble TSC2. Bisogna prima di tutto attivare il Wi-Fi andando su Start, Impostazioni, Connessioni, Wireless Manager. Premendo su Wi-Fi, il Wi-Fi appunto si attiverà. Per selezionare la nostra rete predefinita bisogna andare su Menu, Wi-Fi Settings. In questa sezione vi mostrerà tutte le reti attive in questo momento. Bisogna premere sulla nostra rete, quindi la mia si chiama GeoSara, e premere su Connect. Visto che non ha nessuna password, il collegamento sarà rapido e indolore. Infatti, questione di pochi secondi e il controller già si è connesso. Per essere sicuri che la connessione internet sia abilitata, basta andare su Start, Programmi e verificare subito che ci apra la pagina. Come possiamo vedere la pagina è aperta e quindi siamo a posto. Questo è il nostro collegamento con il telefono. Direi che è molto comodo soprattutto se ci troviamo all'aria aperta e non disponiamo di nessuna connessione. Il tempo che ci mettiamo appunto a collegarlo è davvero minimo. E questo collegamento è molto vantaggioso soprattutto perché non dovremo più acquistare due SIM, una per il GPS e una per noi, ma basterà utilizzare quella che appunto abbiamo tutti i giorni sul nostro telefono. Io vi ringrazio per averci seguito, spero che il video vi sia stato utile e soprattutto che io sia stata chiara.
Se avete qualsiasi dubbio potete scrivermelo nei commenti qua sotto o altrimenti chiamarci direttamente. Lascio tutti i recapiti in descrizione. Ricordatevi di iscrivervi al canale e seguirci sulle nostre piattaforme social. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!